Buongiorno, buongiorno gente, buongiorno, come state? Come state? Benvenuti nella mia umile magione di questi 2 giorni. Siamo qua, aspetta, perché non mi pare mai? Siamo qua in questo bellissimo Airbnb a Milano che ho notato che è pieno di cose artistiche, di apparecchi piuttosto che quadri, piuttosto che statuette. Cioè, guardate qualche roba, tipo questo è il calorifero. Ci rendiamo conto, il termosifone, cioè guardate che forma strana che ha. Poi c'è questo che ho notato a casissimo ieri, ma cosa ci fa? Poi mi sono andato a leggere le istruzioni dell'Airbnb, c'è scritto chiaramente, e mi raccomando, non toccate l'elefantino verde perché è fragile. Ma dico, cioè, se è fragile vuol dire che è importante tenerlo in casa perché vuoi fare da display, quindi va bene. Ma perché metterlo lì? Cioè, lì non è valorizzato, scusa, ma metti da un'altra parte. Poi cosa c'entra quel tavolino lì? Cioè, ci sono delle cose extra che non c'entrano, secondo me, in questa casa. Tipo questo tavolino io l'avrei tolto, perché chi è che si va a sedere lì? Assolutamente nessuno. Qua manca un coffee table, quindi quello poteva essere messo qua. O questo, però, versione un po' più bassa. E questo lo metti nell'angolo piuttosto, gli crei, dai il suo valore, lo metti sopra qualcosa o anche sopra questo tavolino. Cioè, se toglieva ste sedie, vabbè, insomma, questa rent fa lo stesso. Comunque, ragazzi, noi adesso sono le 11 della mattina di sabato e tra un po' vogliamo farci un giretto a Milano, giustamente, perché siamo qua apposta. Cosa succede? Adesso noi dobbiamo andare a fare, abbiamo una giornata per fare i turisti. Di conseguenza andiamo innanzitutto a Piazza Duomo a fare un girettino, così. Poi da lì, per andare in Piazza Duomo, visto che siamo zona Navigli, e qua ci sono le colonne di Lorenzo, come vi dicevo ieri, quindi andiamo a vedere quelle. Piazza Duomo, poi il castello. E non lo so, a dire la verità, Milano a me non ha mai emozionato più di tanto come città. Cioè, è molto, è proprio una città grossa, grigia, traffico, sporcizia. Io ho bisogno di verde, ho bisogno di vedermi le colline, ho bisogno, deve essere a misura d'uomo, anche se qua la comodità è la metro, una cosa irrinunciabile, secondo me, quando vivi in una città grande. A Verona magari ci fosse la metro, prenderei sempre quella, non prenderei neanche la macchina, sto cazzando. Adesso vogliono fare il filobus, infatti ci saranno un po' dei disagi perché chiudono delle strade per diversi mesi. E sarà una figata anche perché, a parte che l'infrastruttura a Verona non è per niente brutta, perché appunto ci sarà il filobus, ma adesso la maggior parte. Ma perché ogni tanto la videocamera mi perde? E ragazzi, dicevo, la maggior parte dei bus a Verona ora sono full electric, sono della BYD, super elettrici, hanno vinto, cioè, ovviamente il bando europeo ha dato un sacco di soldi, quindi avrà anche a prendere su, comprare, comprare. E almeno si va avanti. Poi anche tipo i camion dell'immondizia spesso sono elettrici, soprattutto quelli che girano in città dove c'è la ZTL, che è perfetto perché quando vai a mangiare lì fuori e in questi tavolini che ti passa il camion di 4-5 metri, tutto pieno a gasolio, che fa un rumore assurdo, che fa schifo l'odore e quant'altro, cioè anche evitiamo. Mentre se ti passa il camioncino elettrico non te ne accorgi neanche, piccolino, zac, zac, perfetto. E niente, quindi l'infrastruttura a Verona non è male, però purtroppo lì non si potrebbe mai fare la metropolitana, la metro, perché semplicemente tu scavi qua e trovi il resto romano, scavi lì, trovi il ristorante romano, scavi di là, trovi la tomba romana, cioè è impossibile, una mia amica ha fatto degli scavi a casa sua, che abita sulle Torricelle, che sono le colline, vabbè lo sapete, e anzi la sua vicina ha fatto degli scavi, e cosa ha trovato? Hanno tirato giù. Hanno trovato una stanza con gli affreschi, non neanche gli affreschi, i mosaici romani. Ho detto dobbiamo chiudere tutto perché sennò arriva il comune, zac, si porta via tutto. Purtroppo è così. Pensate che sotto la città, a Verona, è tre piani sotto il livello, sotto il malto stradale, cosa c'è? Ci sono delle gallerie che portano, cioè dalle varie case, non in tutte, ma in tante case, ci sono delle gallerie che portano fino tipo in arena. E arena piuttosto che portapalio, piuttosto che vari punti strategici della città. Cosa succede? Sono collegate e dentro trovi di tutto, trovi statue, trovi anfore, trovi di tutto e di più. Comunque niente ragazzi, noi adesso noi ci prepariamo, perché vabbè io sono pronto, però ci prepariamo e andiamo via, quindi ci aggiorniamo dopo. Ok,
Ok ragazzi, allora oggi piccola passeggiatina, siamo appena arrivati in piazza, oh signora, siamo appena arrivati in piazza Duomo e di giorno decisamente c'è molto più caldo, c'è molta più gente, non so quanto ne valga la pena, ma bisognava andare qua e adesso andiamo nella galleria giusto per far vedere a voi affamati di content com'è la situazione e dopo andiamo probabilmente a mangiare all'antico vinaio e perché voglio di focaccia. Ok ragazzi, per forza di cose proviamo l'antico vinaio. Ah, c'è la fine. Ecco signori, alla fine guardate qua che robetta. Mamma mia, non vedevo l'ora. Ci qua ragazzi, arrivati in questo posticino. Il panino, mamma mia che capelli li ho notati ora, mannaggia la miseria. Santo cielo. Allora dicevo, il panino molto molto buono, cioè ne valeva proprio la pena, anche perché sai, il prosciutto, i pomodori e la mozzarella d'estate, diciamo un classico, infatti il panino si chiamava estate, per capirci. Adesso continuiamo la passeggiatina, tampoco mi sa che, perché ho bevuto dell'acqua alle fontanelle, però non so, avrei voglia di una coca, qualcosa del genere, un'ape. Anche se dovrei smettere di bere perché abbiamo capito che sono ciccione. Comunque, niente ragazzi, ci vediamo dopo. Niente ragazzi, alla fine ce l'abbiamo fatta, un piccolo aperitivo perché sennò qua non si andava avanti, anche perché è tutto il giorno che camminiamo. Oddio che capelli. È tutto il giorno che camminiamo, si muore. E adesso, anzi tutto il giorno, sono solo 4 ore che camminiamo, però sembra che sia tutto il giorno. E vabbè, adesso ci facciamo questo app, continuiamo la camminata, dopo magari o andiamo in un museo, vediamo com'è la situo qua in zona, anche perché ho prenotato per stasera qua e vediamo un po', sono morto stecchito, però abbiamo un'ipa che ci sorride allegramente e continuiamo. Cin cin. Ragazzi, partiamo dal piccolo antipastino, come vedete qua c'è un po' di, vabbè non so neanche i nomi, vabbè iniziamo a bere. Ah, e qua ci siamo presi una bellissima ghiaia nera, consigliatissima soprattutto perché prendiamo la tagliata e tartare. Vabbè ragazzi, iniziamo a mangiare. Allora dicevamo ragazzi, ci prendiamo una tagliata qua e anche una bella tartare e ce la dividiamo tra di noi, quindi godiamo. E ora continuiamo come ieri sera ragazzi ai Navigli, si continua... Cosa ridi? Vai, you laugh it. Ok, si continua il momento ragazzi, è finito di cenare, mi sono ingozzato e adesso troviamo un barettino giusto per berci qualcosina. Comunque ragazzi, ricordatevi, mettete mi piace, commentate, ci vediamo al prossimo video, numerosi, attivate la campanella perché sennò qua non si va da nessuna parte. Ricordatevi che il dio algoritmo sopravvive solo se voi mi supportate. Oh, smetti, oh. E quindi dai, ci vediamo al prossimo video.